stiamo parlando. Ma quando è che stiamo parlando? Come se non fosse successo niente. E io invece ora voglio fare l'elenco. È stato ammazzato Cavataio. È stato sequestrato Antonino Caruso. È stato ammazzato il procuratore Scaglione. E queste non sono cose piccole. Un procuratore è lo Stato. E noi con lo Stato ci dobbiamo fare affari. Dobbiamo essere amici con lo Stato. Perciò io voglio parlare con franchezza. Stiamo qui per questo, no? Rina insiste. Dice che sono le famiglie di fuori che sono incazzate, danno i numeri. Vabbè. Allora perché non ce lo dici pure a noi che cosa hai scoperto? Ho scoperto che tutti pensano che sono stati loro, i Corleonesi. Io rispetto Peppe Di Cristina. Sono sicuro che lui parla in buona fede. Vedete, si possono fare tante scoperte. Cristoforo Colombo, per esempio, ha scoperto l'America. Che c'è? Sta lì, è un fatto. Ma un conto è l'America e un conto sono le chiacchiere. Se uno scopre solo le chiacchiere e i pettegolezzi, ma mi dite che minchia di scoperta è? Mettiamo che io me ne vado in giro, va bene? E mi dicono che Peppe Di Cristina è incazzato con me perché mi sono toccati certi appalti di Cavataio che invece si voleva picchiare io. Che cosa sta dicendo? Dico, ma posso mai venire qui da voi a dirvi che ho scoperto che Di Cristina dice chi non dice perché mi va a rovinare a me e sa a picchiare lui gli appalti? Questo non ve lo posso dire, perché non è che è una scoperta. Sono solo chiacchiere e pettegolezzi. Chiacchiere e pettegolezzi che ci possono portare a fare una guerra inutile. Fra amici. Gli amici invece hanno a stare tranquilli. E devono avere fiducia. Peppe, tu sei incazzato con me per gli appalti di Cavataio. Ma che minchia me ne ha fatto a me degli appalti di Cavataio? Eppure Stefano Bontade la pensa così. Dico, lo sanno tutti. Non è vero, Stefano. Io penso che i problemi sono complicati e che per risolverli dobbiamo mettere da parte tutte le questioni personali. Ma io non sto facendo questioni personali. Vuoi vedere che ora sotto accusa sono io? Non è sotto accusa nessuno, Peppe. Calma, stiamo solo ragionando per restare in pace. Quando tutti hanno l'atomica, che si può volere se non la pace? Mi è sembrato che questa cosa Totò ce l'ha ben presente. È vero, Totò? Sì, Tommasino. No. E che proponete voi Corleonesi? Niente. Noi non è che abbiamo tutta questa esperienza, siete voi di Palermo che ci dovete imparare. Noi possiamo solo ripetere che se si fa un po' di attenzione agli interessi di tutti, finiranno sti dispiaceri. Basta così, mi pare giusto. Totò ha parlato bene e chiaro. Sì, io faccio questa proposta. Nella nuova commissione devono entrare pure i Corleonesi. Giusto. È una grande responsabilità. Assumersela significa accettare e difendere le nostre regole. E chi dei Corleonesi? Licio. Licio, ma Licio è sempre a Milano. Quando deve venire, verrà. E se poi proprio non può venire, ci sta sempre Totò. Tu che dici, Totò? Per me va bene. Ma prima fatemi abbracciare a Beppe. Beppe. Ogni tanto esageriamo tutti quanti con le parole. Ma le parole alla fine che sono? Fiato. E il fiato vuol dire che siamo vivi. E questo è un bene.